di vedere qui i candidati consiglieri comunali, ma i nostri candidati consiglieri, che fra poco vi presenteremo, sono in mezzo alla gente, sono in mezzo a voi, sono ai banchetti, perché sono cittadini come voi, cittadini come noi, sono ragazzi e ragazze che si sono rimboccati le maniche, hanno studiato, hanno lavorato, si sono impegnati tantissimo, hanno parlato con centinaia di cittadini e stanno cercando di far qualcosa, di cambiare le cose. E sono candidati non scelti da qualche vertice. Sapete chi li ha scelti? Voi! Gli attivisti del Meetup di Brescia li hanno scelti perché li reputavano i più bravi, più in gamba. E con lo stesso criterio stiamo selezionando gli assessori. Basta assessori scelti perché amici di... Noi raccogliamo i curricula delle persone più competenti che vogliono spendere le loro capacità per la nostra città. Vogliamo finalmente degli assessori che siano capaci, non amici di qualcuno. Dietro a questo evento di 2 ore ci sono settimane di lavoro, ore e ore e ore, giorno e notte, attivisti che si sono impegnati, che hanno messo tutto, hanno anche finanziato tutto quello che vedete, con passione e con impegno. E sapete che noi non vogliamo i rimborsi elettorali, vero? Preferiamo lasciarli a loro, ai cittadini che hanno bisogno. La politica si può anche autofinanziare con la passione e noi ne siamo la dimostrazione. A tutti questi attivisti io vorrei tributare un grandissimo applauso, perché senza di loro il Movimento 5 Stelle non esisterebbe. E ovviamente un grande ringraziamento va anche a tutti gli artisti che oggi sono qui con noi, ovviamente a titolo gratuito. Ora Beppe sta riempiendo di nuovo le piazze di tutta Italia. Forse vi siete chiesti perché non siamo in piazza e perché siamo in questo parco. Lo sapete perché? Siamo qui perché la Caffaro non deve essere più dimenticata! Basta far finta di niente! Brescia è la terza città più inquinata d'Europa e noi questo record non lo vogliamo più! Gli abitanti di questa zona hanno nel loro sangue valori di diossine pari a 10 volte più tanto i valori degli abitanti dell'Ilva di Taranto. Eppure per gli abitanti di Taranto sono stati stanziati 366 milioni di soldi nostri. E a Brescia? A Brescia dicono che i soldi non ci sono. Eppure i soldi c'erano per la metropolitana, per spostare statue, per spostare pensiline, vero? Qui vicino c'è una scuola, la Deletta, forse ne avrete sentito parlare. Ebbene, da 10 anni i bambini di quella scuola non possono giocare nell'erba. Non possono giocare nell'erba perché l'erba è contaminata. E non possono neanche giocare nei parchi vicini, perché il PCB è altamente cancerogeno. I loro genitori da 5 anni chiedono l'attenzione del comune e da 5 anni vengono ignorati o addirittura sbeffeggiati da chi dovrebbe proteggerci e tutelarci. Hanno dovuto persino occupare la scuola e siccome non è stato sufficiente hanno occupato l'assessorato all'ambiente. Ora è ora di dire basta, dobbiamo riprenderci Brescia. Brescia è la città della mille miglia, la città ricca, la città dove c'è chi può spendere 1.000 euro per andare a cena con Berlusconi, giusto? Eppure a Brescia i negozi chiudono. Tagliano i fondi per i disabili che sono già stati colpiti duramente. C'è chi ha perso tutto, ha perso la casa, è lasciato in mezzo una strada ed è da solo e addirittura viene ancora una volta deriso o ignorato da chi adesso viene a chiederci il suo voto. C'è chi ha perso tutto ed è solo, ma nessuno deve essere lasciato indietro. C'è chi lotta duramente con l'ambiente e noi questa sera vogliamo dare voce a loro, i cittadini che come noi si stanno spendendo per quello che tutti noi vogliamo insieme, riprenderci Brescia. E allora portiamo stasera le loro testimonianze, la testimonianza di chi si sente lasciato solo dalla politica e vuole dire basta.
vi chiedo di accogliere con un grande applauso Maurizio Di Franco e anche grazie, buonasera a tutti. Sono qui per rappresentare una categoria che purtroppo la nostra politica ha dimenticato e come voi sono molto molto incazzato. Io voglio dire a tutti che le pensioni sono come 10 anni fa. 10 anni fa i invalidi civili prendevano 220 euro al mese, adesso prendiamo 270 euro al mese. E io non ho neanche questa possibilità perché me l'hanno tolta e in più devo rimborsare tutta la mia pensione. Io sono un falso invalido per la politica italiana. A parte questo, io vorrei vivere in una città dove si può circolare con i trasporti pubblici senza dover prenotare 3 giorni prima una corriera. Adesso per andare diciamo con una corriera, bisogna prenotare 3 giorni prima e non è neanche garantito che queste pedane funzionano. E anche con i treni, tutti i trasporti pubblici non funzionano. I treni regionali non sono neanche attrezzati per disabili. Io sono stanco di questa situazione. Il governo Monti ha eliminato tutti i fondi per la non autosufficienza. E Brescia ci permette di pensare a costruire una statua per il Bigio. Deve chiedere ai cittadini questi fondi. Come devono essere spesi? Ci sono tanti disabili che non sanno come fare per l'assistenza e vengono lasciati soli le loro famiglie. Questo è inaccettabile. E anche l'amministrazione comunale di Brescia deve tagliare i fondi ai dirigenti e pensare ai disabili e agli sfrattati. Ringrazio, io comunque non parlo a nome parlo a nome del Movimento 5 Stelle e vi chiedo un favore. Il 26 e il 27 voglio che votate Laura Gamba, vogliamo un candidato 5 Stelle a Brescia, grazie a tutti, grazie.